purifichiamoci, laviamoci. Questo è il grido del Signore. Purificatevi per stare davanti a me. Liberatevi da ciò che è male ai miei occhi. E amatevi tra di voi, perché il grande vostro peccato è il non amarvi. Se voi vi amate, io chiudo gli occhi sui vostri peccati, perché l'amore vede il vostro peccato. Ma se voi non vi amate, i vostri peccati sono sempre davanti ai miei occhi e vi distruggerò. Amatevi gli uni gli altri se non volete essere distrutti. Amatevi gli uni gli altri ed io coprirò i vostri peccati. Dimenticherò i vostri peccati e sarete beneficati nelle vostre case e nella stessa vostra vita. Fratelli e sorelle, il Signore vuole che noi ci purifichiamo per stare davanti a Lui. Ma il peccato che più lo offende è il non amore, perché Lui è amore. Il non amore lo nega, è un rinnegamento di Lui. Quando noi ci amiamo, distruggiamo il nostro idolo che tante volte adoriamo e affermiamo Lui, che è l'amore. Padre del Cielo, che ci hai dato il comandamento dell'amore e inviato per amore il Tuo Figlio qui sulla terra, il quale ha ripetuto alle nostre orecchie il comandamento Tuo, Ti chiediamo in questo momento di mandare il Tuo Spirito di amore su di noi, in modo che quando noi siamo con l'acqua lustrale, bagnati da Te, da questa rugiada luminosa, il Tuo Spirito penetri dentro di noi. O Dio Onnipotente, ascolta le preghiere del Tuo popolo, che nel ricordo dell'opera mirabile della nostra creazione e quella ancora più mirabile della nostra salvezza a Te ti rivolge. Degnati di benedire quest'acqua che noi nel Tuo nome benediciamo, perché dia fertilità alla terra e freschezza e sollievo al nostro corpo. Di questo dono della creazione hai fatto un segno della Tua bontà. Attraverso l'acqua del Mar Rosso hai liberato il Tuo popolo dalla schiavitù. Nel deserto hai fatto scaturire una sorgente per saziare la sua sete. Con l'immagine dell'acqua viva i profeti hanno preannunciato la nuova alleanza che Tu intendevi offrire agli uomini. Infine nell'acqua del Giordano santificato dal Cristo hai inaugurato il sacramento della rinascita, che segna l'inizio dell'umanità nuova, libera dalla corruzione del peccato. Ravvivi in noi, Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del nostro battesimo, perché possiamo unirci all'assemblea gioiosa di tutti i fratelli, battezzati nella Pasqua di Cristo, nostro Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Su di voi verserò dell'acqua pura e sarete mondi da ogni vostra colpa e vi darò un cuore nuovo, dice il Signore. In quel tempo molti tra i discepoli di Gesù dissero: questo linguaggio è duro, chi può intenderlo? Gesù, conoscendo dentro di sé che i suoi discepoli proprio di questo mormoravano,
se vedeste il figlio dell'uomo salire là dove era prima, e lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che vi ho detto sono spirito e vita. Ma vi sono alcuni tra voi che non credono. Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito, e continuò: per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se ne è concesso dal Padre mio. Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai dodici: forse anche voi volete andarvene. E rispose Simon Pietro: Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. La liturgia di oggi ci offre due quadri interessanti e che hanno bisogno di una penetrazione per comprenderne bene il messaggio e dello spirito che può farsi penetrare in queste due parole, quella della prima lettura, quella della seconda lettura, per comprendere il messaggio che ci viene da Dio. La Chiesa, prima lettura, è nella sua primavera. La Chiesa era in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria, e cresceva, fortificata dallo Spirito Santo. È lo Spirito che guida la Chiesa. Egli compie la missione di Cristo. Cristo ha completato il suo cammino sulla terra e ha affidato allo Spirito di continuare la sua missione. Lo Spirito prende da lui, annunzia la verità, lo Spirito prende da lui e dalla vita. E la Chiesa, confortata dallo Spirito Santo, si diffonde, diventa luogo di salvezza per tutti, strumento agli uomini tutti per credere in colui che salva e avere così la salvezza. Gesù opera mediante lo Spirito opera attraverso i suoi organi
che sono gli organi dello spirito, non tanto quelli scelti dagli uomini, quanto quelli di cui egli si serve dopo averli unti. Ecco una guarigione ed ecco una resurrezione. Aveva detto Gesù: quelle opere che io faccio le farete anche voi e ne farete di più grandi. Qui Pietro viene chiamato in una città e incontra un uomo, Eneo, da 8 anni era paralitico. Non era andato lì per guarire e neanche la gente si era radunata attorno a Pietro per essere guarita. È da Dio che parte l'operazione, non è dagli uomini. E Pietro, vedendo Enea, gli dice: Enea, alzati, Dio ti guarisce. Enea si alza, è guarito. Non è stato Enea a chiedere, non sono stati gli altri a chiedere, ma è Pietro, che sotto l'azione dello Spirito compie un prodigio. Il prodigio è ordinato alla fede, è un linguaggio di Dio. Un prodigio, un miracolo e parola di Dio, comprensibile, forse più di un discorso, come vedremo. La gente crede in Gesù. È interessante quello che è detto qui, in questa pagina. I discepoli sono là, ma la gente crede in Gesù. Lo videro tutti gli abitanti di Lidda e del Saron e si convertirono al Signore. Un discorso magnifico, senza parole, una parola sola, alzati. Una frase sola, ma la frase del Signore. È un linguaggio sintetico, alzati e cammina, ma quel linguaggio semplice e operativo, e tutti si convertono al Signore. Ecco l'effetto. A Dio interessava la conversione, interessava la fede. Il miracolo è ordinato alla fede. È come un discorso che Dio fa, che è ordinato alla fede. Lo stesso miracolo avviene poco dopo a Giaffa, una città vicina. È morta Tabita. Tabità, Gazzella, era una buona donna della comunità, passava il tempo nel confezionare vestiti per i poveri, era una donna conosciuta, venne a morire e tutti la piangevano. Tabità è morta. La nostra benefattrice, colei che badava a tutti, colei che era la gioia di tutti, è morta. E la comunità si raduna attorno a Tabità. Le vedove, i poveri, mostrano
tutte le confessioni che abbiamo fatto da vita, è una comunità unita, una comunità che si ama, ed è qui l'amore che gioca. Quando Pietro viene chiamato, perché era là, lì da vicino, si commuove anche lui, davanti a tanto amore, e si inginocchia e prega una potente intercessione. Pietro è un intercessore. Qui non esercita il comando, come ha fatto con Enea, ma si butta per terra e prega. E Dio interviene. Esaudisce la preghiera di Pietro. Tabita, alzati. Si era ricordato di quello che aveva fatto Gesù nella casa di Gairo. Talita cum, aveva detto Gesù, e lui era presente. Pietro si sente investito dall'autorità di Cristo e nello spirito di Cristo. Ripete, Tabita cum, gazella, alzati. E quella donna aprì gli occhi, si mise a sedere, e le vedove si raccolsero attorno a lei, a quella morta, che ormai era viva, e ci fu una grande gioia. Ma anche qui, ecco che credono al Signore, si convertono al Signore. La cosa si riseppe in tutta Giaffa e molti credettero nel Signore. A che cosa mirava quella risurrezione? Non tanto a beneficare Gazzella, non tanto a consolare quelli che la conoscevano, quanto alla fede. A Gesù importa la fede, perché la fede che salva, e a Gesù importa la salvezza nostra, per questo è disceso dal cielo e si è fatto uomo, come noi diciamo nel credo niceno costantinopolitano, per noi e per la nostra salvezza è disceso dal cielo. A Dio Padre interessa la salvezza nostra, e siccome ci si salva credendo in Gesù, tutte le opere sono ordinate a suscitare la fede in colui che salva. In verità vi dico, dice Gesù nel Vangelo, chi crede in me ha la vita eterna. Adesso voltiamo pagina, una pagina raccapricciante. Qui Gesù parla e la fede viene perduta, perché non viene accettato il discorso di Gesù. Nella pagina precedente, i due miracoli suscitano fede e salvezza. In questa seconda pagina, il discorso di Gesù produce non fede. Qui c'è un mistero, il mistero del cuore umano, il quale può resistere, come al miracolo, così alla parola, ed è quello che avviene. È il mistero discriminante sempre, è il mistero dell'Eucaristia. Aveva detto Gesù,
che non tutti possono accettarlo. Dove detto lo Spirito per bocca di Simeone, quando guardando il bambino Gesù al Tempio, dice a Maria, ecco costui è posto per la rovina e la resurrezione di molti. Gesù è rovina, Gesù è resurrezione, Gesù è vita e Gesù è morte. Si tratta di accettare Gesù, di accettarlo come verità, di accettare il suo discorso, anche quando è duro. Il discorso di Gesù a Caparno coinvolge Gesù, ma coinvolge tutti quelli che sono con Gesù. È un discorso in cui la mente umana deve cedere e deve accettare il Verbo di Dio, in cui l'uomo deve abdicare la propria ragione, distruggere in certo qual maniera se stesso per accettare Gesù. E l'uomo non è disposto sempre ad accettare Gesù. Egli venne tra la sua gente e i suoi non lo riconobbero. Venne come luce nelle tenebre e le tenebre non l'hanno accolto. Il mondo ha odiato Gesù perché non ha accolto Lui, non ha accettato Lui, perché amava se stesso. Quando Gesù parla di sacrificio, quando Gesù parla che il suo corpo è dato in pane, il suo sangue è dato in bevanda, tutti si guardano, ma costui che dice, Gesù annuncia il suo sacrificio e annuncia una legge che per vivere bisogna che noi siamo disposti a morire. Qui Gesù entra nel mistero della sua vita che deve assorbire la vita di tutti, perché la sorte sua sarà anche la sorte dei propri discepoli, perché il mistero è il capo del corpo e quello che viene detto del capo deve essere esteso a tutto il corpo. La gente si sente coinvolta in questo discorso di Gesù e non vuole essere sacrificata, non accetta il discorso di Gesù e si allontanano da Lui anche i discepoli. È un momento doloroso per Gesù. Cosa aveva detto Gesù? Se non mangerete la carne del Figlio dell'uomo, se non berrete il suo sangue, voi resterete nella morte, voi non vivrete. E i discepoli, proprio i discepoli, quelli che lo avevano seguito, e l'altra gente, ma soprattutto i discepoli, che avevano ascoltato il Maestro, che avevano visto tanti miracoli, di fronte a questo discorso così impegnativo, così sconvolgente, molti dei suoi discepoli si allontanano da Lui, lo lasciano, dicendo questo discorso non ci va, questo discorso è duro, non possiamo più seguire questo Maestro, è diventato pazzo. L'amore veramente ha fatto impazzire Dio, di una pazzia meravigliosa
che la nostra salvezza. È impazzito il Padre per amore quando ci ha dato il suo Figlio. Sapeva che noi lo avremmo condannato a morte, lo avremmo ucciso, lo sapeva e Lui ce l'ha dato. È impazzito il Figlio che si è fatto uccidere per noi e si è tramutato in poco pane e in poco vino per stare sempre con noi uomini. Un sacrificio di amore inaudito che soltanto la sapienza e la potenza di Dio potevano inventare, soltanto una pazzia divina poteva inventare l'Eucaristia, e l'uomo ragionevole non accetta la pazzia di Dio. È l'urto tra la ragione dell'uomo e la pazzia di Dio. È una pazzia di amore, è una pazzia dell'intelligenza divina che confonde l'intelligenza umana. La pazzia dello Spirito Santo che ci fa l'Eucaristia si nasconde, sa che l'Eucaristia sarà profanata dagli uomini, ma sarà salvezza per tanti, gioia per tanti, la pazzia dello Spirito, la pazzia dell'amore, l'amore impazzito, ma è una pazzia divina, una pazzia che è verità, una pazzia che è ragionevolezza divina non umana, è l'invenzione più grande di tutte le invenzioni della terra, è l'invenzione dell'intelletto divino, l'Eucaristia, è la manifestazione dell'intelletto divino, di tutti gli attributi divini, della sapienza, dell'intelligenza, della potenza, dell'amore di Dio. È la manifestazione di Dio nella sua essenza, perché Dio è amore e l'amore è donazione completa. E nell'Eucaristia che il Padre, il Figlio e lo Spirito quasi si annientano, si donano all'uomo perché l'uomo viva. Ecco la pazzia dell'amore. E di fronte a questa pazzia di amore l'uomo non comprende e lascia Gesù, il messaggero divino. Pensate quale momento attraversa Gesù nella sinagoga di Cafarno, dopo quel discorso meraviglioso narrato nel capitolo sesto di Giovanni. Guarda tutti e si accorge che tutti si defilano. Tanta gente si defila, quelli che lo avevano seguito, i discepoli, i 72, si defilano, se ne vanno, è un esodo in massa davanti all'amore di Dio, ma Gesù mantiene la parola, non scende ad accomodamenti, a spiegazioni, perché l'Eucaristia
è il discorso di Dio all'uomo. E Dio non rinnega mai il suo discorso, sarebbe rinnegare se stesso. Resta Gesù con i dodici. Ma anche tra i dodici c'era uno che non credeva, ma per occhio umano. Resta con gli altri, Giuda. Già Giuda, 2 anni prima della morte e passione di Cristo, ha perduto la fede. Ed è Giovanni che se ne accorge, perché l'amore dà l'intuizione. Giovanni, il discepolo dell'amore, intuisce nel volto di Giuda il tradimento, costui non crede, e conserva questo segreto nel suo cuore. Venuta qua per ringraziarti. Il mese di novembre mio marito ha avuto l'infarto e doveva essere operato perché si è staccata l'aorta e quindi i medici ci hanno dato poche speranze che si potesse operare. A ringraziare a Dio l'operazione è andata tutto bene. Poi è stato ancora, ho avuto altre complicazioni, ma comunque fino a oggi sono venuta qua a ringraziare a Dio che mio marito si trova qua. Grazie. Ricorderà che quel discepolo è un traditore, ma serve nel suo cuore questa intuizione che poi viene confermata dopo qualche giorno, là nel cenacolo, dove Cristo istituisce l'Eucaristia, perché l'Eucaristia svela i misteri del cuore. Gesù resta solo con gli apostoli, con i dodici. Ma Gesù mantiene la parola e trovandosi solo, dopo tanti miracoli operati a Caparno, vedendosi solo senza più la folla, senza più i discepoli, solo con i dodici, di fronte all'amore che aveva manifestato, dopo aver svelato il grande disegno dell'amore, dice: ve ne volete andare anche voi? Li guarda uno per uno. Ma questo è il mio discorso. Questo io farò. La mia carne è veramente cibo, il mio sangue è veramente bevanda per la salute del mondo. Io darò il mio corpo per la salvezza degli uomini. Io darò il mio sangue per tutto il mondo, perché il mondo viva. Questo è il comandamento che mi ha dato il Padre. Tutti tacciano. Per lo spirito e scende in Pietro. E Pietro, rivolto a Gesù, dice: Maestro, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Quello che tu dici è vita. Il tuo discorso è vita. Hai detto la verità. E noi accettiamo quello che tu dici. Accettiamo te nell'annientamento tuo per amore nostro, perché Pietro in quel momento, come voce di tutta la Chiesa presente in Pietro, accetta Gesù sacrificato nell'Eucaristia che anticipa la passione e morte del Signore. Accetta Gesù ucciso per amore degli uomini, accetti il mistero della salvezza.
fratelli e sorelle, Gesù parla e c'è l'esodo della gente quando Gesù non viene capito. Quando opera miracoli e parla attraverso i miracoli, la gente viene. Quando Gesù parla apertamente, la gente se ne va. È un mistero. Eppure vedete parole di fede. Quello che lui diceva era la parola di Dio, ma la gente se ne va. Non comprende. Comprende il miracolo, non comprende la parola. Il miracolo fonda la fede, la parola non fonda la fede. Mistero. Perché per accettare la fede ci vuole il concorso dell'uomo. È l'intelletto dell'uomo che deve piegarsi e accettare Cristo, verità. Di fronte al miracolo, come di fronte a un discorso, l'uomo può anche chiudere gli occhi. I farisei chiudono gli occhi e al discorso e ai miracoli. Non credono. E quando Gesù risuscitò un morto e la notizia si diffonde in tutta Gerusalemme, Lazzaro è risuscitato, i farisei, il Sinedrio decide di uccidere e Gesù e Lazzaro, ecco, chiudono il loro cuore, il loro intelletto, la loro vita al Signore. Che mostra di essere il Signore, che mostra di essere il mandato di Yahweh per la salvezza del mondo. Ecco, l'uomo nella sua libertà può porsi a Dio, può rifiutare Dio. La luce venne nelle tenebre e le tenebre non l'hanno accolto. Venne tra i suoi e i suoi non lo ricevettero. Ecco la tremenda situazione dell'uomo quando gode della sua libertà. Quando Dio creò l'uomo e lo creò libero, corse il più grande rischio che si poteva immaginare. Sapeva di correre il rischio, ma volle dare questo grande dono all'uomo, incommensurabile dono all'uomo, che ci invita negli angeli. Il dono della libertà, di dire di sì e dire di no. Ed è nell'uso della libertà che l'uomo o si salva o si danna. È nel fondo del cuore dell'uomo che risiede la libertà ed è lì che egli decide della sua vita. È lì il luogo delle grandi decisioni. Si può decidere per la vita, si può decidere per la morte, si può decidere per Dio, si può decidere contro Dio. Può mettere se stessa al posto di Dio e rifiutare la parola, rifiutare la vita. Può aprire se stessa a Dio e avere la verità, avere la vita. Fratelli e sorelle, ecco il mistero della nostra salvezza. Noi camminiamo nel cammino della salvezza, sotto l'azione dello Spirito, ma restiamo liberi. Abbiamo davanti a noi la vita o la morte, il bene e il male. Scegli, dice il Signore. Abbiamo davanti a noi Cristo e l'uomo. Possiamo scegliere Cristo
e l'uomo si salva. Possiamo scegliere l'uomo e l'uomo si perde. Chi dà la propria vita, dice Gesù, la salverà. Chi salva la propria vita, la perderà. Gesù è coerente. E Gesù la vita dell'uomo. L'uomo si realizza in Cristo Gesù. Fuori di Cristo Gesù non c'è realizzazione per l'uomo. L'uomo perde se stesso. Oh Gesù, noi vogliamo accettare te. Anche quando la nostra mente vacilla, anche quando tutto è oscuro, come avviene nella fede, davanti ai nostri occhi, noi diciamo di sì a te e siamo sicuri che in te c'è la vita. Amen. Ai arinisciano i timi nena ha racconta ai tu, merche tu tacate ti estora canfia tu sta malasci con, merechenti stiche menta laia onta io ti chito monta laia. Io vi ho parlato chiaro, dice il Signore, e ancora mi propongo a voi come vita. Accettatemi se volete vivere, se non mi accettate sarete nella morte. È la voce di colui che dice la verità. Io so e credo che quanto Dio ha detto si compirà e avverrà e non cadrà una sola parola della profezia. E ora, figli, ascoltate quello che il vostro padre vi dice. Vi comando, servite Dio nella verità e fate ciò che Lui piace. Ed anche i vostri figli insegnate l'obbligo di compiere la giustizia e di ricordarsi sempre di Dio, di benedire il suo nome sempre e di camminare nella verità con tutte le forze. Grazie, Signore Gesù. E adesso, fratelli e sorelle, mettiamoci tutti in atteggiamento di preghiera, di intercessione. Abbiamo bisogno di crescere nella fede e nell'amore. E abbiamo bisogno che in questa fede e in quest'amore noi diventiamo intercessori per i nostri fratelli, perché anch'essi credano in Dio ed amino Dio. Ogni guarigione che noi otteniamo, ogni beneficio che noi otteniamo, deve essere ordinato alla fede, ordinato all'amore. Se c'è una guarigione, se c'è un beneficio che non ci fa crescere nella fede, non ci fa crescere nell'amore, noi non lo accettiamo. Non viene da Dio, anche se si tratta di una risurrezione dei morti. Il segno che un dono viene dall'alto, viene da Dio, è il marchio. E il marchio è la crescita nella fede, la crescita nell'amore. Signore, ti chiediamo, ascolta la nostra preghiera e compi ancora prodigi in mezzo a noi, perché cresca la fede e cresca l'amore. Non ti chiediamo, Signore, il beneficio come tale, ma ti chiediamo il beneficio come mezzo perché cresca la fede
e cresca l'amore, perché tu vuoi questo ordinamento, tu che tutto fai per la nostra salvezza. Signore, le parole di vita, quello che farai, lode a te, oh Signore. Aggiungiamo tutte le altre intenzioni, ma qui c'è il grido di una persona per la mia famiglia che ha molto bisogno del Signore, perché c'è mia madre di anni 35, è ammalata, la colonna vertebrale è presa da nervosismo che non fa capire più niente e dice che vuole morire e si vuole uccidere. Ti prego, Signore, aiutaci. Sono i figli che gridano a te, oh Signore, sono i loro cari che gridano a te, Signore. Quando la malattia ci prende, perdiamo il controllo. Tante volte non è colpa nostra, è l'esasperazione. Ma in questo momento è che l'importante e decisivo, ti chiediamo, Signore, di intervenire con la tua grazia, salva questa creatura e ascolta la preghiera di queste persone che si rivolgono a te. Ascoltaci, Signore. Signore, aggiungiamo a queste preghiere la preghiera per noi. Ti chiediamo di guarire la nostra fede e guarire il nostro amore. Signore, non è che noi crediamo molto. Tu un giorno diceste che basterebbe un granellino di sabbia, un granellino di serpa, piccolissimo, una fede così piccola, per muovere le montagne. Eppure montagne non se ne muovono, fa crescere la nostra fede. E ti chiediamo la crescita dell'amore. L'amore ci salva. L'amore ti lega le mani quando tu vuoi inviarci un castigo anche salutare. E l'amore ti scioglie le mani per elargirci delle grazie. Ecco la potenza dell'amore. Ti può legare le mani per evitare il male, ti può sciogliere le mani per darci il bene. Fa che ci amiamo, Signore. Quella vedova e tutte quelle care persone attorno a Tabità ti sciolsero le mani e tu la risuscitasti attraverso Pietro. Signore, ti chiediamo di poter sciogliere le tue mani, dacci l'amore, accresci in noi l'amore e la fede nella tua potenza. Lode e gloria a te, Signore. Canto numero 167. Se grazie, Signore, perché hai svegliato una ragazza con i capelli lunghi, bruna, dal coma. Grazie, Signore. Grazie, Signore.
Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva da domani il nostro sacrificio, allora di Dio nostro nome, per il nostro e tutta la Santa Chiesa. Santifico Dio i doni che ti presentiamo e trasformali in offerta perenne a te gradita, in unione alla vittima spirituale, il tuo Figlio Gesù, unico sacrificio a te gradito. Egli vi regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa è buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza. Proclamare sempre la tua gloria, Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. In Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova, e l'uomo ritorna alla sorgente della vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
dopo la cena allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione di peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Giovanni Paolo, il nostro Vescovo Salvatore e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che ti affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ci rivolgiamo al Padre del Cielo, da cui discende ogni bene. Ringraziamo il Padre perché ci ha dato Gesù. In Gesù ha detto la sua parola e la risposta al grido degli uomini: vi do mio Figlio Gesù. E dandoci Gesù ci ha dato tutto. Lui ci dice l'amore del Padre, ci rivela i misteri del Padre e i misteri dell'uomo. Ringraziamo il Padre che ci ha dato Gesù, e ancora questa mattina ce lo dà qui, su questo altare, nello stato sacrificale. Possiamo unirci a Lui, riceverlo nella realtà del suo corpo e del suo sangue. Ed è per questo che alziamo le mani in alto e ringraziamo il Padre. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Te lo domandiamo, Padre, per il tuo Figlio Gesù, qui presente su questo altare. Egli è la liberazione di tutti i nostri mali. Liberaci, o Padre, di tutti i mali che ci funestano, e dacci la pace, il dono pasquale del tuo Figlio. Ti chiediamo, Padre, che con l'aiuto della tua misericordia siamo liberi dagli influssi del maligno, vinto dal tuo Figlio Gesù. Siamo liberi da tutti i turbamenti dello spirito, i turbamenti del cuore,
da tutte le depressioni, le angustie e le paure, da tutto ciò che sconvolge psicologicamente la nostra vita e i rapporti tra di noi. Ti chiediamo, Padre, la liberazione di tutti i mali fisici, di tutte le nostre malattie che ci tormentano. Padre del cielo, per il tuo figlio Gesù, ridacci la salute piena dell'anima e del corpo e fa che attendiamo con serenità e senza turbamento la beata speranza e venga così in mezzo a noi il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Questa stessa pace che abbiamo chiesto al Padre la chiediamo a Gesù. O Gesù, tu sei la pace, abbiamo bisogno di te. Non possiamo avere pace senza di te. Per questo ti chiediamo, Signore, di venire in mezzo a noi, Re pacifico, e che tutti ti accogliamo e ci stringiamo attorno a te. Dacci l'unione dei cuori. Non guardare i nostri peccati e le nostre miserie, ma guarda la fede della tua Chiesa e dona a questa Chiesa tua unità e pace. Dona a noi concordia e amore, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Con il tuo spirito. Questo è il luogo del mio trono, il luogo dove posano i miei piedi, dove io abito in mezzo agli israeliti e dove starò per sempre. Questa è la mia casa, ma non sia profanata più il mio santo nome con i cadaveri dei loro re e con le loro stelle. Cosa vuole dirci il Signore in questa testa del profeta Ezechiele? Il Signore non vuole cadaveri qui, vuole tutti vivi e tutti al suo servizio, un popolo nuovo, un popolo che si muove, un popolo che proclami il suo nome. Il Signore non sopporta la presenza di cadaveri, non sopporta la presenza di stele, ma vuole tutti vivi, vivi per la potenza di Dio. Lui è risorto e anche noi tutti dobbiamo essere un popolo di risorti, un popolo di viventi che canta a suo Signore. E un altro testo dice: il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli, ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Il Signore vi ha liberati dalle vostre schiavitù e vi ha portati qui per benedire il suo nome. Grazie, Signore, di quanto tu ci hai detto. Noi siamo il tuo popolo, ma tu vuoi che noi siamo un popolo di vivi. Non ci sia nessun morto in mezzo a noi. O Gesù, che attraverso Pietro risuscitasti Tabità, risuscita tutti i nostri morti, che non ci sia nessun morto in mezzo a noi. Ridona a tutti la luce degli occhi, la luce della vita, fa che tutti possiamo, aprendo la bocca e aprendo gli occhi e alzando le mani, cantare a te, Signore. Alleluia. Alleluia. Preghiamo. Proteggi, Signore, con paterna bontà il tuo popolo che hai salvato con il sacrificio della croce e rendilo partecipe della gloria del Cristo risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Il Signore sia con voi. Adesso il Signore stesso ci darà la sua benedizione, lo porteremo in processione cantando a Lui, osannando a Lui, perché Egli è il Signore della nostra vita.